Non ho capito, pompa. Renziano tutta la vita. Allora, buongiorno a tutti. Hai mandato? Stai mandando? Sì. Allora, buongiorno a tutti. Questo è un fuori programma dell'edicola De Fiorello. Dico. Volevo dire che innanzitutto si è avverato quello che io mi aspettavo. Ma speravo? Che speravo si avverasse. Praticamente... Praticamente ha vinto le elezioni del PD, ha vinto Matteo Renzi, io sono molto contento, ma c'è un grosso dubbio. Chi lavorerà alle spalle di Renzi che noi non vediamo? Sicuramente ci saranno quelli della Prima Repubblica, facciamo un nome su tutti, uno che comunque è nell'occhio del ciclone, eh? Sì. Diciamo D'Alema? Facciamo D'Alema? Ma come D'Alema? D'Alema lo odia, in che senso? No, ma non ti preoccupare, io sono convinto che lui, ma che o chi per lui. Sì, te lo dico io, te lo dico io, sì. D'Alema se lo potesse. No, io sono convinto che comunque sia. Perché mi ha dato questa? Che serve? Oh, questa sembra proprio una dinamite, sai quanto è grosso, guarda. Che bello che sei. Ma comunque sì, insomma, speriamo che il 2014 naturalmente sia un anno propositivo, no? De solito si dice buona fine e miglior principio. No, ma dimmi. Io invece dico peggior fine e tragico principio, dici perché? Perché comunque sia non cambierà niente. Il prossimo anno sarà come il 2013. Tendenzialmente, diciamo, i binari di guida sia a livello economico che politico in Italia saranno sempre le stesse. Le riforme tanto attuate non verranno mai applicate. Con aereo. Verranno. Non verranno, verranno a mai applicate, mai. Ne sono più che convinto, comunque sia è una gran perdita di tempo. E poi, come già vi ho detto altre volte, naturalmente la carica istituzionale del capo dello Stato deve essere depennata completamente. Il presidente del Senato, in questo caso Grasso, chi per lui, e quindi l'altra parte del Parlamento, il Senato della Repubblica, deve essere depennato, perché noi stiamo pagando gente che non serve a niente. Come mai in un paese democratico come l'Italia, per l'approvazione di emendamenti, decreti legge e decreti legislativi, deve fare sempre sto tandem, prima Camera, poi Senato, poi ritorna alla Camera per l'approvazione definitiva? Solo in Italia succedono queste cose. Ah, regà, andiamo su, damosene a svegliare. Poi il popolo italiano è giusto che, come è, dovrebbe andare a fare proprio una rivolta al Parlamento, deve andare proprio davvero con chi? I forconi italiani, fa proprio una guerra. No, e poi comunque non sia, puoi istigare la violenza. No, mi dispiace, ma ci vuole, ma ci vuole. Come ci vuole? Ma ci vuole, sennò uno dovrebbe rievocare un certo uscire dal seminato, pompa. Mi dispiace, però siamo arrivati a un punto tale di non ritorno. Purtroppo l'Italia si è incanalata in una strada senza via d'uscita. Siamo a ricasco dell'euro. Gli italiani si devono mettere in testa due cose nel 2014. Allora, prima, o pagare più tasse. Seconda. O sennò pretendere dallo Stato italiano più servizi che non ci sono. Quindi che cosa vogliamo fare? Mandiamo la camera. Che vogliamo fare? Volevi, parla lei, avvocato? No, guardi, noi non parli vogliamo lei, avvocato? Vogliamo 4 anni di governo totalitario. 4 anni. E mettiamo tutto a posto. Se potrebbe fare, guarda che se potrebbe fare, solo che non c'è, Wayne, che non, ne c'è pensa, una, non c'è una volontà del governo politica totalitario. Io e che c'entro? Oh, è dell'epoca tua, eh. Io sono nato dopo, che ne so, io ho detto che c'entro io, tu che sei? Non sei italiano? Sì, però ormai io ho una certa età, e quindi lo dici sempre tu. Allora faccio bene io a dirti, ma hai finito, sei morto? Sono morto. Stai vivendo? Sto più morto che vivo. Perché ormai a me l'unica cosa che hanno fatto, no, l'unica cosa che hanno fatto sbagliato è la mini IMU. Eccola là, è tornata sull'IMU. La pompa è tornata sull'IMU. Ma non è questione di IMU, è proprio che è il sistema che non funziona più. Perché purtroppo ormai sappiamo ormai che da circa 3-4 anni la classe media non esiste più, è il piccolo che comunque sia manda avanti ancora il nostro paese. Ci sono dei grossi problemi e stiamo pagando un pesante fardello degli aventi della Prima Repubblica, i politici che ci hanno comandato dal dopoguerra fino agli anni 90. Quindi che cosa ci vogliamo aspettare, signori? Io ti sto inquadrando. Cioè ci andiamo a imputare, poi ci andiamo esatto. Perché non dici niente, dai? Della Erghe, che devo dire della Erghe? Mi dispiace che c'è lavoro. C'è lavoro. Dopo ma che è successo? Tu che sei tutto? Che è successo con questa storia del Total? No, quella è una fusione che è nata nel 2010 con la compagnia francese della Total, e a distanza di anni è venuta la ribalta, diciamo,
questa specie di impeachment, sì, praticamente questa grossa evasione fiscale. Però a te non, è che ci possiamo, non è che ci possiamo scandalizzare più di tanto. Alla tua pompa non succede niente. No, per fortuna no, noi siamo l'ultima ruota del carro. E quindi comunque sia ci dobbiamo soltanto che subire, cibare le lamentele dei nostri clienti consumatori. I consumatori. Vabbè, così. E così parlo il pompa, buongiorno, buon sabato. Agonia, tu del governo totalitario che mi dici? Che te devo dire? Okay. Io di politica ce l'ho. Tu di politica? Ma no, tu fai finta. Che devo dire? Cioè, che stava meglio? Stava meglio, stava bello peggio. Vedere Agonia col pullman londinese dietro, sembra che stai a Londra. Stava meglio quando si stava peggio. Ah, eccola, si stava meglio quando si stava peggio. Non c'è più la mezza stagione. E una volta si conviva con le porte aperte. Ho le chiavi sulla porta. Ragazzi, un vabbè, bacio da vi saluto a tutti ragazzi, veramente passate un buon punto natalizio. Grazie. Augurio che c'è. Ma che giornali ci abbiamo oggi? Niente, ormai basta, abbiamo finito. C'è lo sciopero della carta stampata. No, no, noi li prendiamo proprio. Guarda cosa c'è. Questi sembrano i tavoli dell'obitorio, guardate, mamma mia. Che tristezza. Che tristezza. E oggi niente. Ma c'è sabato. C'è sabato. E quello che sa? No, non ne sono parlato, ho detto quello che volevo dire, l'ho detto in qualità di ministro della salute, della giustizia. L'evaso è stato preso in Francia, è stato preso l'evaso, è stato preso pure quell'altro, mi pare, sono stati presi. Tutti e due, sì. No, ma dopo non li hanno portati in galera direttamente perché gli ho detto no, portateli a casa mia. Allora sono venuti a casa mia, hanno suonato i poliziotti, ho detto mettetemi qua sul divano, li ho corcati per bere, io gli ho detto brutti fidati, ma come cazzo se fa? Non si scappa così col permesso! Ma gli ho dati delle cinquine, delle cinquine, da mamma io ho dato. Gli ho dato da mamma, da mamma, da mamma.